consorzi di bonifica dell'Arno. È un'azienda di Arezzo, la vincitrice della sfida tra start-up lanciata da Estra, una società specializzata nella fornitura di energia. Ha progettato un software di marketing aziendale. Lo vediamo con Sara Polica. Una piattaforma software che fa uso dell'intelligenza artificiale e la mette al servizio del marketing. A svilupparla una piccola azienda toscana con sede ad Arezzo e a Milano che ha vinto la prima edizione dell'iCube Startup Challenge, la sfida tra innovazioni organizzata da Estra, la società toscana leader dell'energia nel centro Italia. Immaginiamo che grazie all'intelligenza artificiale ognuno di noi interagendo con un brand, con un'azienda, riceverà un marketing personalizzato, quindi cucito sulle proprie preferenze e addirittura in maniera predittiva, anticipando in alcuni casi addirittura i desideri. Il progetto innovativo di Arezzo si è piazzato al primo posto, sbaragliando oltre 200 concorrenti provenienti da 40 paesi e si è aggiudicato un premio in denaro di 30.000 euro che verrà investito in ricerca e sviluppo. Sono stati premiati degli imprenditori spagnoli, italiani e anche un aretino che contribuiranno a darci quel contenuto innovativo per sviluppare anche quel servizio di prossimità che ci rende unici rispetto ai competitor.